Giorgio Pasotti non è nuovo agli eventi del rugby, sappiamo ormai che sei un grande appassionato, l'emozione di vedere l'Aga. Ma è molto emozionante, devo dire, è un attimo quello in cui ci si rende conto proprio che il rugby porta con sé anche una cultura, anche una storia, una tradizione, non è solo, come dire, uno sport fine a se stesso, ma è un qualcosa che va oltre. Questo, come dire, per chi come noi è abituato magari più al calcio, altri sport un po' più, come dire, tradizionali, quello ti fa sentire subito in un'altra dimensione. Dato che non sei nuovo alle partite, ci puoi anche dire secondo te qual è l'impressione da quello che era prima e quello che finalmente ha ottenuto l'Italia anche come riscontro di pubblico, un olimpico pieno? Un olimpico veramente colmo, io non ho mai visto l'olimpico neanche nelle partite di calcio di finali di Champions League, è colmo veramente, pieno in ogni settore, è un bellissimo spettacolo, è ovvio che la partita è un po' impari, però nell'essere, come dire, ovviamente una partita a favore degli All Blacks, vedo, per il poco che ci capisco, una nazionale un po' più dinamica, un po' più, come dire, che ha voglia di giocare a viso aperto, poi è ovvio, loro sono veramente molto forti e lo si capisce, lo si vede anche agli occhi di chi come me non ci capisce molto. Però rimane comunque uno sport da consigliare soprattutto ai più piccoli per iniziarli anche a dare un sacco di valore. Assolutamente sì, io credo che anzi il rugby come altri sport siano ancora, come dire, portabandiera di valori che sono fondamentali per l'educazione dei nostri figli, quindi è quell'aiuto che danno a chi come me è genitore nell'educare il proprio figlio, non è che uno deve lasciare a loro l'intero compito, però insomma è da una mano un'isola felice. Io sono per gli sport, come dire, sono per il rispetto delle regole, sono per quegli sport che insegnano proprio a stare al mondo, e quindi questo è uno di quelli.